Ben ritrovati cari amici di benessere.com. In questa puntata con la dottoressa Elena Turla parliamo di vitamina D. Dottoressa, perché è importante per la nostra salute questa vitamina? La vitamina D è una vitamina liposolubile, è considerabile quasi come un ormone. Esistono 5 classi di vitamine D, dalla D1 alla D5. Questa vitamina è fondamentale per il nostro organismo in quanto svolge un ruolo importante nella mineralizzazione ossea e nel metabolismo delle ossa, oltre a svolgere un'altra serie di funzioni indispensabili per il cervello, in quanto stimola proprio la capacità di memorizzazione e anche per il sistema cardiovascolare. In più stimola il sistema immunitario, infatti una carenza di vitamina D è visibile in bambini che hanno e che sono soggetti a patologie come dermatiti atopiche o un abbassamento notevole delle difese immunitarie. Nelle prime 20 anni infatti di vita si ha un accumulo di vitamina D, garantisce la fissazione del calcio a livello delle ossa e ottimizza la salute ossea. Due meccanismi fondamentali di produzione sono sia attraverso i raggi UVB, i raggi solari, e attraverso l'alimentazione. In quali alimenti si trova con più alte concentrazioni? La vitamina D è presente sia in alimenti di origine animale principalmente, e tra questi ritroviamo le uova, nel tuorlo d'uovo nello specifico e nelle uova di quaglia, nei pesci in modo particolare nell'olio di fegato di merluzzo, nel pesce spada in modo particolare se viene cotto, nel salmone, nello specifico nel salmone affumicato e nello sgombro. Anche nel latte e latticini possono avere un buon contenuto di vitamina D e nei prodotti di origine vegetale invece un alto contenuto di vitamina D lo si trova nei funghi secchi. Secondo uno studio commissionato dall'Unione Europea, il 13% dei cittadini ha una carenza di vitamina D in Europa, non solo nei paesi nordici, ma anche nella fascia centro-meridionale. Che cosa può comportare una carenza nell'adulto? Si vede soprattutto negli anziani, infatti in Italia un 70-80% degli anziani si è verificato avere una carenza di vitamina D o di essere proprio in ipovitaminosi completa di vitamina D. Questo può essere legato sia ad una insufficienza dell'introito alimentare di vitamina D oppure anche una esposizione ai raggi solari abbastanza bassa. Servirebbero all'incirca 15-20 minuti al giorno di esposizione solare sufficienti per garantire una corretta conversione della vitamina D dal suo precursore. Quindi siamo in grado di accumulare la vitamina D, ma basta un'estate al mare o esposti al sole? La vitamina D, essendo liposolubile, ha la caratteristica proprio di accumularsi, è solubile nei lipidi e quindi si può accumulare. Di certo non basta però l'esposizione di una sola estate al sole, ci vuole un'esposizione continuata, garantendo comunque alla nostra pelle una corretta protezione dai raggi solari. Quindi ci vogliono entrambi in concomitanza un'alimentazione corretta e l'esposizione solare. Nei paesi nordici, in quanto l'esposizione ai raggi solari è inferiore rispetto ad altri paesi europei, si è visto proprio carenza di vitamina D e un alto livello di ipovitaminosi che comporta anche depressione. Infatti, la vitamina D è un precursore della serotonina, che è l'ormone del buon umore, e una carenza di vitamina D porta proprio a livelli di malinconic depression, così definita, o casi addirittura di forme gravi di depressione e di suicidio. Infatti in questi paesi vengono inseriti degli alimenti fortificati, cioè con l'aggiunta di vitamina D, proprio per garantire un maggior apporto. Possono essere utili gli integratori? Se si ha una condizione di vitaminosi, possono essere assolutamente utili. Esistono integratori a base di olio di fegato di merluzzo, che come abbiamo detto è l'alimento più ricco di vitamina D, oppure con la presenza di vitamina D stessa in diverse quantità, da assumere o giornalmente a seconda della diluizione, oppure settimanalmente, mensilmente, ogni 6 mesi o una volta all'anno, quindi a seconda della esigenza del singolo paziente. Ricordiamo che per dichiarare una condizione di ipovitaminosi, i livelli di vitamina D devono essere al di sotto dei 20-30 nanomoli su millilitro.
E si individua questa carenza attraverso l'esame del sangue. Esattamente, sì. L'esame del sangue serve proprio per certificare un'ipovitaminosi. Solitamente i sintomi non si verificano, infatti è difficile avere dei sintomi che si possano ricollegare ad una carenza di vitamina D. Infatti si può manifestare con un indebolimento generale, semplice mal d'ossa, sudorazione alle mani, secchezza della cute oppure disturbi anche del tono dell'umore. Quali soggetti devono avere un'attenzione particolare ad una possibile carenza di vitamina D? Devono essere sostanzialmente i bambini, in quanto la mineralizzazione ossea e la costituzione dell'osso viene entro i primi anni di vita, le donne in gravidanza, in quanto devono garantire un corretto apporto di vitamina D per lo sviluppo del sistema immunitario e cerebrale nel bambino e anche della componente ossea. Nel bambino una carenza di vitamina D può portare infatti a rachitismo e malformazioni anche nella struttura ossea. E nell'adulto invece possono portare a carenza del sistema immunitario, malattie legate al sistema immunitario come per esempio artrite reumatoide, lupus, diabete di tipo 2 oppure forme di depressione. Abbiamo una domanda da un nostro lettore, Roberto. Le ultime analisi del sangue hanno rilevato una carenza di vitamina D. Sono utili i bagni solari e le lampade? Si garantisce una attivazione della vitamina D attraverso i raggi solari UVB. L'utilizzo invece di altre apparecchiature, strumenti tipo lampade o luce LED non garantisce invece un'attivazione corretta della vitamina stessa. Grazie dottoressa per i suoi consigli. Grazie a voi. Grazie a voi per averci seguito. Arrivederci alla prossima puntata.